Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione e benvenuta all'ospite di questa sera, alla dottoressa Anna Carla Valeriano, ricercatrice della Fondazione dell'Università di Teramo. Buonasera. Buonasera, buonasera. buonasera e benvenuta. La eh, dottoressa Valeriano è eh, autrice di una ricerca eh, che poi ha portato alla stesura di un libro molto interessante che tratta di un argomento particolare e dedichiamo questa puntata proprio a, a questo lavoro della, eh, della Valeriano. Eh, molti ricorderanno una volta, e da qui introduco l'argomento, che sulla settimana enigmistica, in uno eh, dei tanti cruciverba, forse uno di quelli più famosi di Bartezzati, mi sembra di ricordare, c'era la definizione la città dei matti. Sei lettere, è la città dei matti, era Teramo. E eh, il lavoro di Anna Carla Valeriano, non so se parta proprio da questo uh, da questa definizione uh, della settimana enigmistica, però è un libro che dal titolo ammalò di testa. Perché tratta di cosa? Allora, il libro prende spunto dalle storie di vita, diciamo, dalle cartelle cliniche che l'istituzione manicomiale ha prodotto nell'arco eh, di circa un cinquantennio, perché in realtà il manicomio di Teramo inizia a essere operativo sul territorio fra il 1880 e il 1881. Ecco, quindi stiamo parlando della del manicomio Sant'Antonio Abate. Sì, il manicomio Sant'Antonio Abate. A malò di testa il titolo del libro è tratto da un'annotazione contenuta in un diario clinico. In un diario clinico il medico psichiatra osserva il paziente, racconta un po' le sue, le sue vicissitudini che lo hanno portato a essere ricoverato in manicomio, poi a un certo punto scrive è a malò di testa. E quindi insomma io ho preso spunto... Da questa annotazione medica per dare il titolo al mio lavoro di ricerca è un percorso storico di quasi 100 anni, di un secolo di vita. No? Perché il manicomio è stato eh, istituito a Teramo alla fine dell'Ottocento e poi è andato avanti fino al 1998, dicevamo prima. Sì, è andato avanti fino al 1998, anche se il libro si ferma molto prima. Sì, perché... il libro si ferma prima perché ovviamente per motivi. Eh, anche di stesura penso e di ricerca Sì, e soprattutto anche Vediamo eh, la copertina sì. del libro e, e, e dunque eh, si ferma molto prima però sono 100 prima, anni di sì, storia Sì, perché già un cinquantennio è comunque un arco temporale piuttosto ampio e quindi in quel cinquantennio accadono tante cose all'interno del manicomio Sant'Antonio Abate eh, c'è tutto il periodo del grande internamento manicomiale che è appunto è, è un processo che avviene a livello nazionale e che porta a realizzare, a costruire tanti manicomi sul territorio italiano proprio per in qualche modo fronteggiare il problema delle cosiddette classi pericolose. Questa era un, una questione molto sentita da, dalla nuova classe dirigente che aveva appunto proprio la necessità di eh, ehm, portare l'ordine sociale a partire dagli strati più bassi e quindi il manicomio diventa inizialmente un contenitore di marginalità sociale, un, un contenitore di devianza. L'idea di eh, istituire un manicomio a Teramo sì. in quel tempo eh, venne fuori proprio alla fine dell'Ottocento, diciamo subito dopo l'Unità d'Italia, perché? Ma eh, appunto c'erano due ragioni distinte. Una economica. Una prima ragione eh, era sicuramente economica perché eh, a Teramo e in Abruzzo in realtà mancava un'istituzione deputata alla gestione delle persone che come appunto dico anche nel libro citando gli atti dell'epoca avevano avuto la sventura di impazzire, quindi mancava una istituzione deputata a gestire il problema di queste persone eh, che in qualche modo dovevano essere ospedalizzate in appositi luoghi di custodia e di cura. Però eh, c'era soprattutto una ragione economica perché all'epoca la congregazione di carità di Teramo che gestiva tutte le opere pie sul territorio aveva i bilanci in rosso e quindi si capì che eh, l'istituzione di un manicomio poteva essere una straordinaria opportunità economica. Perché? Perché eh, per ogni eh, degente povero la provincia di Teramo doveva pagare una diaria al manicomio. Quindi eh, si capisce bene come... Eh, andando avanti con gli anni, aumentando anche gli internamenti e i ricoveri, i bilanci della congregazione di carità che venivano di fatto foraggiati dalla deputazione provinciale di Teramo. Eh, cominciarono a essere in attivo e quindi grazie anche ai bilanci in attivo del manicomio di Teramo furono alimentate tutte le opere PIE del territorio, fu alimentato lo stesso ospedale civile ma anche appunto tutte le altre opere assistenziali che la congregazione di Carità di Teramo a quell'epoca gestiva. E si scelse questa cittadina e, e leggo testualmente no, eh, il perché poi eh, veniva scelta questa, questa città, Teramo, eh, guardata quasi come la periferia. Delle, eh, delle grandi città di allora. In questo paese montuoso, dove la lontananza e le comunicazioni con i grandi centri industriali e quelle con lo stesso capoluogo sono tutt'altro che facili, capoluogo è inteso come L'Aquila. In uh, eh, quel tempo? In realtà ecco, Teramo veniva percepita come una periferia, ma non era tanto Teramo, era l'Abruzzo in genere. L'Abruzzo era una regione eh, percepita come eh, un luogo storicamente isolato per mancanza di comunicazioni viarie, eh, per eh, anche eh, diciamo, la conformazione geofisica che la poneva eh, incastonata fra le montagne. Per cui davvero la percezione dell'Abruzzo era come quella di una periferia del regno rispetto a tante altre realtà che invece erano diciamo, più al centro di processi e dinamiche nazionali. Però la cosa interessante è che proprio all'interno del manicomio tanti luoghi comuni, tanti anche pregiudizi, fra virgolette, legati al, al fatto che l'Abruzzo fosse una regione periferica vengono smentiti. Vengono smentiti perché eh, fra le mura del manicomio Sant'Antonio Abate eh, è possibile osservare dinamiche che si sono poi appunto eh, svolte a livello nazionale. Parlo ad esempio della grande emigrazione. La grande emigrazione eh, è un processo che ha interessi Stato storicamente l'Abruzzo perché è stata diciamo, una delle regioni italiane che ha il più alto numero di eh, emigranti, ma eh, soprattutto arrivano a Teramo eh, i soldati della Grande Guerra. Di questo ne parleremo Però non ci si aspetta, questo, che, ecco, ecco, sì. ci si aspetta che a Teramo possa essere arrivata in questi termini la Prima Guerra Mondiale. E, eh, io resterei adesso sulla struttura. Quella struttura che era un'opportunità alla fine dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento perché perché portava i malati, perché portava magari i familiari, perché era una risorsa economica per la città. Quella stessa struttura oggi è diventata un problema perché in quel grande edificio a Teramo non si sa cosa metterci, oppure ci si è provato più volte a ristrutturarlo, a dargli un'altra destinazione. E non ci si riesce. È un problema ancora adesso ah, è un problema, quella struttura del Sant'Antonio Abbado. È un problema soprattutto perché è una ferita aperta all'interno del centro storico. È, è, il manicomio di Teramo è un manicomio che, a differenza di tanti altri manicomi in Italia, non era collocato in periferia, era situato al centro. Nelle mura della città. Nelle mura della città, e quindi è un problema perché è sotto gli occhi di tutti. È una ferita aperta. È, è... E c'è un motivo anche perché è stato inserito nelle mura della città, del centro storico. Lei sì. nel libro lo disse. Sì, c'è un motivo perché appunto nasce come sezione eh, dell manicomiale dell'ospedale civile. Quindi inizialmente viene inaugurata una sezione per pazzi per maniaci all'interno dell'ospedale civile. Soltanto successivamente l'ospedale civile sarà trasferito altrove e tutto eh, il complesso originario di Porta Melatina sarà appunto dedicato a ospitare il manicomio. Però sul fatto che la struttura sia difficilmente recuperabile ehm, eh, noi anche come Università di Teramo.

L'Università di Teramo, grazie anche al sostegno della Fondazione Università, eh, ha diciamo, sostenuto questo progetto di ricerca e porta avanti proprio un progetto culturale di recupero, di divulgazione e di valorizzazione delle memorie del manicomio di Sant'Antonio Abate di Teramo. Noi abbiamo provato anche ad avanzare una possibilità di riutilizzare non l'intera struttura, perché probabilmente pensare di recuperare l'intera struttura sarebbe eh, eccessivamente, eccessivamente difficile. Abbiamo proposto però di provare a isolare... Una piccola porzione all'interno del nucleo originario e di istituirvi eh, un centro di documentazione di storia della psichiatria, vale a dire la possibilità di riportare nel contenitore originario. Tutto quello che l'istituzione nel corso di un secolo e mezzo ha prodotto e quindi far coincidere nuovamente contenuto e contenitore per rendere un servizio al territorio, per provare anche a fare in modo che al centro di Teramo, dove adesso c'è appunto una ferita aperta, vi sia un, un nuovo polo culturale in grado di offrire anche servizi al territorio e non soltanto, potrebbe appunto essere poi un polo multifunzionale. Una delle cose che mi hanno colpito eh, è stata è stato il fatto che non tutti coloro che all'inizio venivano internati all'interno di questa struttura erano matti. Ma allora... C'era anche chi matto non lo era, ma la famiglia magari per liberarsi di qualcuno lo rinchiudeva sì. lì. In realtà, quando si parla eh, del disturbo mentale, della malattia mentale, è sempre importante contestualizzare eh, la malattia mentale al contesto dell'epoca. E eh, noi dobbiamo sempre tenere presente eh, i modelli culturali che hanno poi contribuito storicamente a costruire il concetto di emarginazione, il concetto di devianza, il concetto di diversità. E quindi, eh, sicuramente, fra 8 e 900 eh, vi sono stati dei modelli culturali. Hanno costruito determinate figure patologiche e in questo senso la società ha avuto un ruolo eh, determinante nel costruire la devianza, nel costruire l'emarginazione perché ehm, si può pensare che appunto eh, la gestione della malattia mentale fosse di esclusiva competenza eh, dell'istituzione manicomiale, quindi della classe medico-psichiatrica, non è così. Eh, fin dalle reti parentali, fin dalle comunità di appartenenza, erano le stesse famiglie a in qualche modo segnalare il disagio. Di uno dei loro componenti, disagio che poteva esprimersi in termini diversi e quindi nel momento in cui si notavano eh, modi di fare, atteggiamenti che si discostavano eccessivamente dalla norma, da quella che all'epoca veniva considerata la norma, si veniva segnalati. Si veniva segnalati e quindi diciamo che i primi costruttori di devianza erano le stesse famiglie. Molti però eh, internavano i propri figli anche per fame. Sì, perché appunto il manicomio è stato anche uno straordinario ammortizzatore sociale. Eh, bisogna considerare che eh, l'80%, il 90% della popolazione internata nel manicomio di Teramo era eh, composta eh, da eh, persone povere, quindi eh, la popolazione manicomiale all'epoca pescava direttamente eh, nelle campagne poverissime, eh, campagne poverissime eh, segnate da orizzonti materiali di sottonutrizione segnati da malattie endemiche, segnati da lavori estenuanti, da fatiche indicibili. Quindi era semplice, era facile a un certo punto anche eh, avere quello che noi oggi chiameremo un esaurimento nervoso legato appunto alla sottonutrizione, alle fatiche oppure anche ad un'alimentazione eh, povera di vitamine, di carne che non veniva praticamente consumata quasi mai nel corso dell'anno. E quindi eh, molte famiglie, nel momento in cui uno dei loro componenti diveniva improduttivo. Non era più in grado di essere utile all'economia familiare, lo allontanavano, lo allontanavano perché diventava un peso, di fatto. E molti di questi allontanati non erano in età adulta, ma eh, da quello che ho potuto leggere, molti erano anche ragazzi molto giovani, sì, ci sono con state... varie patologie, però l'età era anche molto bassa, l'età media. Sì, ci sono stati casi anche di internamenti di bambini o comunque eh, ragazzi molto giovani e anche lì c'erano alle spalle delle famiglie che in qualche modo avevano smesso di proteggerli cioè le reti familiari in quel caso erano mancate, non c'era più quella protezione familiare che garantiva eh, al suo componente più debole ehm, la possibilità di rimanere protetto fra le mura domestiche. Ehm, io prima ho accennato alla grande emigrazione, molti internamenti di minori sono legati alla grande emigrazione, in che senso? Nel senso che le famiglie e soprattutto diciamo, gli uomini di casa erano costretti a emigrare, ehm, dovevano lasciare a casa... Eh, le mogli con eh, anche appunto molti figli e se eh, uno di questi figli eh, aveva magari ecco, era affetto da epilessia l'epilessia all'epoca non veniva considerata era considerata una malattia mentale a tutti gli effetti, ma era considerata una malattia mentale perché appunto gli eccessi epilettici non potevano essere controllati governati dalle famiglie quindi costringevano eh, la madre che era eh, l'unico sostentamento rimasto a, a diciamo, tutelare anche e economicamente la famiglia mentre il marito era emigrato costringevano la madre a non poter lavorare per, per fronteggiare appunto la situazione di emergenza creata dall'accesso epilettico ma questo è uno dei tanti esempi eh, c'erano anche appunto eh, ragazzi che venivano Internati perché ehm, venivano appunto definiti pazzi morali, cioè erano persone che avevano condotte eccessivamente eh, diciamo, libere, eh, fuori dagli schemi della famiglia patriarcale e quindi costituivano un problema, erano difficilmente gestibili. In particolare la terminologia anche che si usava allora: nel senso che eh, parole come idiota oppure deficiente o scemo. Eh... Era quasi una terminologia scientifica, allora oggi sarebbero delle ingiurie, delle offese. No, sì, Invece, eh, erano allora... delle etichette nosografiche anche molto fantasiose, perché ad esempio citavo il pazzo morale, chi era la figura del pazzo morale? Il pazzo morale era eh, una persona eh, apparentemente lucida apparentemente in grado di intendere e di volere, ma caratterizzata, secondo anche le definizioni degli psichiatri dell'epoca, da una straordinaria malignità d'animo, quindi da una straordinaria propensione a commettere azioni criminose o comunque azioni che andavano a eh, ledere, eh, a nuocere l'ordine sociale e quindi venivano allontanati dalla società oppure anche le stesse isteriche. La categoria dell'isteria è una categoria storicamente costruita, una categoria della devianza storicamente costruita, perché? Perché in realtà nelle isteriche, nei corpi delle isteriche si condensavano tutte le deviazioni della natura femminile tradizionalmente intesa, quindi tutte quelle donne che eh, in qualche modo ehm, rifiutavano il ruolo di madre esemplare, di buona moglie, di brava figlia, venivano etichettate come isteriche perché erano donne ribelli, eccessivamente capricciose, poi appunto è anche interessante la, la terminologia psichiatrica che utilizza termini se vogliamo anche parossistici per definirle, io ricordo insomma in una parte del libro di aver fatto anche un elenco, un lunghissimo elenco sì. di termini con cui queste donne venivano definite ed è impressionante vedere anche appunto uh, la capacità degli psichiatri di tratteggiare eh, queste figure della devianza eh, che si discostavano dalla norma. Ecco, due delle grandi malattie che oggi ci sono ancora, l'isteria e la depressione, allora erano curate proprio in, nel manicomio di Teramo, nel senso che i depressi oggi si curano, allora venivano internati. Sì, eh, i depressi allora venivano internati, c'erano queste diagnosi di melanconia e solitamente... Le, Ci la, sono delle lettere particolari sì, che eh, lei ha pubblicato. La melanconia era diciamo, un'affezione dello spirito, che però poi aveva eh, eh, delle conseguenze nell'attività quotidiana della persona, perché la persona melanconica smetteva ancora una volta di essere produttiva, nel caso di una donna di occuparsi della casa, di occuparsi dei figli... Quindi costituiva un peso per la famiglia e, e veniva allontanata. C'è la lettera struggente di un ragazzo che scrive ai genitori, eh, dove, al parre nella fattispecie, dove dice che vuole morire perché non ce la fa più a stare lì dentro, che si chiede perché sia stato rinchiuso lì dentro, lettere sgrammaticate e anche un po' confuse. Però è, è rendono l'idea di quella che poteva essere no, la vita all'interno del, del manicomio? Sì, c'è tutta l'ultima parte del libro che è dedicata proprio alle lettere che queste persone scrivevano durante il periodo della degenza in manicomio. Eh, sono lettere che io ho ritrovato... Eh, Studiando i loro fascicoli personali, quindi eh, catalogando le cartelle cliniche, e appunto sono lettere che sono sopravvissute anche ai meccanismi di censura eh, messi in atto dall'istituzione manicomiale eh, perché sono state conservate all'interno delle cartelle cliniche, non sono mai giunte a destinazione. Eh, per coloro che scrivevano, le lettere costituirono una disperata, eh, diciamo, un disperato tentativo di comunicare esternamente la loro sofferenza, il loro dolore, anche la loro sventura. Eh, poi ed, però... è, ed è anche una, un argomento interessante perché in un periodo dove l'analfabetizzazione era abbastanza frequente, trovare ragazzi che venivano dalla campagna, giovani che venivano dalla campagna, ricoverati in quelle condizioni, che sapessero leggere e scrivere era già sì. qualcosa di particolare. Questo la dice Lunga proprio sui meccanismi di alfabetizzazione forzata eh, dispiegati dal manicomio, cioè dal, da, ehm, dalla condizione dell'uomo di essere rinchiuso eh, in un'istituzione che ne cancella le identità. Eh, quindi, eh, vale per il manicomio, ma come potrebbe valere per le carceri, per i campi di concentramento, per tutte quelle cosiddette istituzioni definite totali che annientano l'individuo. Appunto, eh, queste persone, come lei ha detto bene, venivano dalla campagna, avevano per la maggior parte un eh, una bassa istruzione, un basso livello di scolarizzazione. Si trovano tantissime lettere realmente sgrammaticate in cui si fa fatica anche a comprendere eh, quello che la persona voleva dire, perché poi eh, molte di queste scritture poggiano sempre su un sostrato delirante, quindi i, i segni Usando della malattia. Anche termini mentale, arcaici e fuori. Sì, però ci sono anche persone che si sforzano di provare a comunicare, anche se appunto poi la pratica della scrittura non rientrava fra le attività. Abitualmente coltivate all'esterno, magari era la prima volta. Anche. Certo, ci dobbiamo fermare sì. per la pubblicità. Nella sì. seconda parte, poi parleremo delle eccellenze che hanno riguardato questa struttura, vale a dire coloro che curavano, eh, si sono occupati dei matti, e parleremo anche di una categoria eh, che ha reso, non dico celebre, però il, il manicomio di, eh, di Teramo, i famosi scemi di guerra, in linea regia. Seconda parte di Acropolis, stiamo parlando del libro della dottoressa Anna Carla Valeriano Ammalò di testa, storie dal manicomio di Teramo dal 1880 al 1931. Ci siamo lasciati nella prima parte dicendo che avremmo trattato poi di eh, coloro che curavano eh, dentro il manicomio, perché eh, ci sono state delle vere e proprie eccellenze tra eh, coloro che prestavano la loro opera all'interno del manicomio Sant'Antonio Abate a Teramo. Sì, ci sono stati diversi direttori che poi nel corso degli anni si sono succeduti alla, alla, alla guida del manicomio. Che di fatto hanno contribuito anche ad accrescere il valore scientifico o comunque a tentare eh, le prime terapie all'interno del manicomio. Perché, ripeto, il manicomio nasce inizialmente come luogo di custodia delle persone socialmente devianti e eh, soltanto in un secondo momento si provvede a affiancare a questo luogo di custodia anche un luogo. Eh, a, questo, a queste funzioni di custodia anche delle funzioni di terapeutiche e quindi il primo direttore del manicomio che fu Raffaele Roscioli fu nominato direttore nel 1891 Beh, lui fu il primo innanzitutto a introdurre la compilazione sistematica della cartella clinica nel primo decennio di attività dal 1881 perché all'inizio non c'era dal 1881 al 1891 c'era diciamo un'osservazione empirica del paziente quindi i pazienti venivano osservati, ah, arrivava dopo Guardavano e dicevano eh, forse hai questo. Era diciamo molto, molto superficiale l'osservazione del paziente. Invece con Raffaele Roscioli arriva proprio l'osservazione scientifica del paziente. E, e, a, con lui, che appunto sarà la guida del manicomio fino al 1916, eh, le cartelle cliniche diventano, real, diventano realmente dei fascicoli personali molto ricchi perché si racchiudeva all'interno della cartella clinica tutto quello che ehm, era utile per ricostruire la storia complessiva. Del soggetto, quindi non soltanto dei dati anamnestici molto freddi, eh, molto sterili, ma realmente tutto quello che eh, poteva arricchire la storia clinica del paziente. Quindi parliamo anche eh, di tutto quello che riguardava la sua vita fuori dall'istituzione manicomiale. E eh, poi invece ci sono stati anche direttori famosi Sì, ehm, prima di eh, abbandonare la figura di Roscioli Voglio anche ricordare appunto Roscioli Perché fu anche uno dei primi direttori A eh, introdurre l'ergoterapia Che cos'era l'ergoterapia? Era il lavoro degli ammalati Cioè la possibilità di impiegare I ricoverati in lavori All'interno del manicomio Che potevano essere la coltivazione dei campi Nella colonia agricola Oppure eh, lavori artigianali nelle officine Che poi vennero successivamente Realizzata all'interno del manicomio e quindi anche eh, questo aspetto la dice lunga sulla capacità di questa struttura di diventare poi negli anni una vera e propria cittadella autosufficiente. Un po' grado... come avviene oggi nelle carceri, no? sì. dove i detenuti sì. si fanno lavorare sì, esatto. quelli, quelli che possono ovviamente. Sì, esatto. E c'era appunto uh, questa finalità terapeutica: si pensava che uh, la possibilità di impiegare i ricoverati, ovviamente i più adattabili, i più tranquilli, uh, in attività. Lavorative li aiutasse a distrarli dal loro disturbo mentale, però c'era anche ovviamente un ritorno economico per il manicomio perché fu ad esempio impiantato un forno eh, che era in grado di produrre autonomamente il pane non soltanto per il manicomio ma per tutte le eh, istituzioni ospedaliere del territorio. Infatti, lei a questo dedica un capitolo: sì, mi sembra sì, a, questa, sì, 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 a, sì. a questa forma di modernizzazione della cura del malato di mente di allora. E poi successivamente a Roscioli arrivò Guido Garbini. Guido Garbini fu un direttore particolare perché lui dovette governare il manicomio di Teramo in una fase di estrema urgenza, cioè durante gli anni della Grande Guerra, che furono segnati per quanto riguarda la gestione interna del manicomio da grandissime difficoltà, perché appunto tutte le difficoltà legate al conflitto che si riflettevano nei contesti sociali si riverberarono anche in manicomio. Quindi eh, Garbini dovette fronteggiare la penuria di generi alimentari, eh, la penuria anche di eh, mezzi materiali. Eh, fra il 17 e il 18 eh, gli ammalati ad esempio nelle deliberazioni della congregazione di Carità si parla di ammalati che non avevano vestiti eh, adatti per fronteggiare l'inverno, eh, però appunto Garbini ebbe anche il merito di intuire ehm, eh, ulteriormente, diciamo, di potenziare ulteriormente il discorso legato alla lavoro dei ricoverati e quindi la possibilità di impiegare gli ammalati in eh, lavori all'interno della, della struttura e quindi potenziò sicuramente anche se eh, erano, ripeto, anni difficili, anni eh, di estrema difficoltà legati proprio al conflitto potenziò ulteriormente il, il lavoro degli ammalati all'interno del manicomio. Dopo ci furono anche altri direttori? Sì, dopo, eh, dopo Guido Garbini ci fu diciamo, un periodo di vacazio eh, legato proprio ai disagi della guerra e poi eh, nel 24, fra il 23 e il 24, arriva a Teramo uno dei grandi padri della psichiatria italiana, Marco Levi Bianchini. Marco Levi Bianchini, primo traduttore in Italia delle opere di Freud, amico anche di Freud, eh, aveva diciamo, un, un, una corrispondenza piuttosto assidua con Freud, Beh, Marco Levi Bianchini eh, intuisce che eh, Teramo eh, può sicuramente crescere dal punto di vista scientifico e di fatti si impegna a, a, ad accrescere il valore scientifico del manicomio teramano. In che modo? Innanzitutto Levi Bianchini nel 1925 fonda fra le mura del manicomio Sant'Antonio Abbate la società italiana di psicoanalisi, che non è poco, insomma siamo partiti eh, parlando dicendo che Teramo, l'Abruzzo erano una periferia del Regno, beh a Teramo e eh, eh, nello specifico in Abruzzo nel 1925 nasce la Società Italiana di Psicoanalisi e poi ovviamente Levi Bianchini sviluppa tutto il discorso legato alla capacità di potenziare l'assistenza agli ammalati e quindi eh, diciamo che Potenzia fortemente l'aspetto terapeutico a discapito della radice asilare della struttura. Dunque introduce la psicanalisi nella cura di alcune patologie mentali. Ehm, è il primo a eh, istituire sul territorio i dispensari di igiene mentale che avevano una funzione preventiva, vale a dire, avrebbero in qualche modo dovuto eh, sottrarre al manicomio quelle patologie mentali che potevano essere tranquillamente curate in famiglia, quindi sottrarre il monopolio ehm, eh, della gestione della malattia mentale al manicomio e, e mantenere in famiglia quei casi più curabili. I dispensari di igiene mentale furono un grande esperimento per, per quell'epoca, ovviamente si inserirono in una temperie culturale e politica particolare che erano anche gli anni del regime fascista e quindi il regime premeva per la prevenzione eh, delle malattie mentali a scopo profilattico, a scopo per la sanità fra virgolette della stirpe e quindi diciamo che Marco Levi Bianchini fu uh, una grandissima personalità scientifica, poi purtroppo uh, abbandonò Teramo nel 1931 perché fu chiamato a dirigere il manicomio di Nocera Inferiore, però lasciò delle eredità culturali pesanti. Si deve anche a Marco Levi Bianchini uh, l'istituzione della biblioteca scientifica del manicomio. Con Marco Levi Bianchini appunto fu, iniziò a essere um, diciamo, uh, nutrita questa biblioteca scientifica che ancora oggi si conserva splendidamente e racchiude volumi di inestimabile valore. Insomma. Invece adesso vorrei affrontare il, un capitolo particolare che lei dedica in maniera molto ampia, eh, il grande trauma, lei eh, lo ha definito, no? quello che va dal 1915 al 1918, cioè la grande guerra. E, è un periodo quello dove il, il manicomio di Teramo si popola inevitabilmente di soldati e le cause sono, sono tante. Vuoi perché quello fu un conflitto tremendo per chi lo combatteva al fronte, vuoi perché molti erano simulatori, perché ovviamente eh, era una guerra dove eh, l'insubordinazione veniva punita con la fucilazione immediata sul posto, c'erano esecuzioni sommarie eh, quotidiane, eh, soprattutto nell'esercito italiano, eh, e eh, dove la diserzione era uno dei problemi più grandi. Molti si fingevano per, per sfuggire all'inferno delle trincee. Ecco, eh, soprattutto nel 1917, periodo della disfatta di Caporetto, il manicomio di Teramo si riempie e furono costretti a dedicare, ad aprire un'ala particolare per i soldati. Allora, in realtà all'interno del manicomio di Teramo non fu mai istituita una sezione psichiatrica militare, a differenza invece di altri manicomi che durante gli anni della guerra si attivarono proprio per eh, realizzare al loro interno delle sezioni dedicate ai soldati. Però questa la dice ancora una volta lunga sulle capacità eh, diciamo, de della realtà abruzzese di adeguarsi ai tempi, eh, perché appunto nonostante non fosse presente questa sezione psichiatrica militare furono accolti oltre 260 soldati provenienti da tutta Italia eh, che, che erano... sono tanti 260 sono tanti, sono tanti per una struttura come esatto, quella sbalzati direttamente dalle trincee al manicomio quindi erano eh, prevalentemente ragazzi molto giovani andiamo in una fascia di età che va dai 22 ai 27, 28 anni che non erano riusciti a eh, affrontare eh, la violenza bellica e che quindi in trincea eh, durante eh, i mesi passati sulla linea del fuoco a con gli orrori della guerra, con la vita deteriore della trincea, che era una vita eh, incredibilmente pesante, perché si viveva a contatto costantemente con la morte, ehm, con gli odori anche eh, della morte, eh, nel fango. Ehm. E soprattutto mi ha colpito una, una frase nel libro di una, eh, di una patologia, quella del nemico invisibile. no? dove sì. si era a contatto praticamente con il nemico perché le trincee si fronteggiavano e non lo si vedeva mai. Questo la dice lunga anche sulla capacità di, del primo conflitto mondiale di essere il primo vero conflitto moderno, perché a differenza degli altri conflitti che erano stati in qualche modo combattuti uomo a uomo, nel primo conflitto mondiale il, devi, il nemico diventa realmente invisibile. Le trincee eh, consentono di sentirlo magari anche il nemico durante eh, i bombardamenti, eh, però non di vederlo. E quindi eh, ci sono tante, tanti soldati che sviluppano patologie mentali legate al nemico invisibile, alla alla, al pensiero costante di essere perseguitati da nemici invisibili. C'è addirittura un soldato, eh, mi ha colpito insomma anche a me quando io ho letto la sua storia, ehm, che venne definito dagli psichiatri austrofobo. Lui aveva paura degli austriaci perché appunto... Eh, Era durante... il nemico. Era il nemico e quindi durante gli attacchi aveva probabilmente visto cadere tanti compagni sotto il fuoco austriaco e aveva sviluppato questo delirio di persecuzione che lo portava a indicare in qualsiasi eh, estraneo eh, l'austriaco nemico. E quindi... Io sono del parere che tutti coloro che hanno combattuto eh, la Grande Guerra poi sono rimasti toccati no? perché era, era inevitabile che... Eh... Non, non si rimanesse eh, in qualche modo colpiti da quello che accadeva durante, durante quel conflitto. Un'altra un cosa eh, mi, ha, eh, mi ha incuriosito il fatto che lei cita nel libro che eh, non ci sono ufficiali tra coloro che poi sono ricoverati all'interno del manicomio, i sottufficiali sono pochissimi. Mentre sono quasi tutti soldati fanti, come si diceva una volta, e, eh, e contadini. Sì, la fanteria era insomma eh, quello che Curzio Malaparte chiama eh, l'esercito dei fanti maledetti, cioè furono coloro che poi eh, materialmente fecero la guerra, quindi furono ragazzi estirpati letteralmente dalle campagne e, mandate, e mandati al fronte a combattere. Eh, eh, dobbiamo capire anche gli strumenti culturali che loro avevano a disposizione per molti affrontare. Andavano, molti andavano a combattere senza sapere né perché cosa combattevano né dove combattevano e non capivano nemmeno gli ordini, nel senso che il contadino siciliano calabrese che veniva preso e portato al fronte eh, sulle Alpi, a volte non... Non capiva nemmeno quello che gli dicevano. Ecco, allora era già quello un trauma. Era già quello un trauma e allora si capisce anche bene come per molti la follia divenne una soluzione. Il rifugio nella follia, nell'alienazione mentale, fu una soluzione per fuggire dalla guerra, per smettere di vedere, smettere di sentire, smettere di essere appunto bravi soldati che dovevano combattere e andare poi di fatto a morire per la patria. E, eh, una cosa interessante è il modo in cui la classe medico-psichiatrica dell'epoca interpreta la follia mentale legata alla violenza bellica. Noi oggi siamo naturalmente portati ad ammettere che il trauma di guerra crea degli scompensi psicologici in coloro che lo subiscono. All'epoca questa cosa non era assolutamente scontata. La maggior parte degli psichiatri eh, lo affermerà durante la Prima Guerra Mondiale e lo ripeterà durante la Seconda Guerra Mondiale affermerà appunto che in realtà a impazzire non sono coloro che hanno subito eh, degli shock, dei traumi, eh, degli scompensi emotivi che quindi li hanno portati a eh, rifugiarsi nell'alienazione mentale, ma sono coloro che erano tarati già in partenza che, e che quindi avevano diciamo delle tare. Che eh, si sono poi manifestate durante la guerra, ma erano pazzi già in partenza. E questa, insomma, credo che sia stata una delle grandi inadeguatezze della classe medico-psichiatrica nell'interpretazione della malattia mentale. Molti, molti soldati finivano lì anche perché magari erano semplicemente diventati sordi eh, dalla, dalle, dalle granate che piovevano lanciate dai mortai. Ecco, non, non necessariamente chi perdeva il senno. Diciamo, finiva in mani Anche sì, eh, c'è una diagnosi interessante che riguarda una certa fascia di soldati, quelli che hanno eh, subito shock da granata, che quindi hanno, sono stati sotterrati, e eh, rimasti appunto sottoterra dopo uno scoppio di granata, oppure hanno subito un, uno scoppio di granata ravvicinato che quindi li ha resi sordi. Ecco, per loro si parla di soldati isterici. L'isteria era fino eh, diciamo a poco prima della guerra una diagnosi, un'etichetta nosografica esclusivamente femminile utilizzata come parlavamo prima per identificare le devianze dei corpi femminili, con la Prima Guerra Mondiale si inizia a parlare anche di uomini isterici perché erano uomini che in seguito allo shock da granata, i traumi subiti sul fronte smettevano di parlare, quindi il mutismo isterico, smettevano di sentire, quindi anche eh, la sordità oppure smettevano di camminare, non erano più in grado di muovere gli arti eh, normalmente, eh, il tremore isterico. Ecco, anche questo la dice lunga. Sulla uh, capacità del conflitto di sconquassare gli orizzonti mentali. Non abbiamo molto tempo, però due parole vorrei spenderle su un altro argomento, su un altro tipo di malattia no, che eh, lei eh, ha trattato. Oggi si direbbero i maniaci sessuali, eh, invece sono le persone che avevano questo tipo di disturbo. Eh, ho visto che nel libro sono soprattutto donne che venivano rinchiuse lì dentro. Sì, è la cosa che più mi ha eh, in qualche Questo modo. Questo vi ha colpito molto. Sì, mi ha colpito anche a me. C'è una medicalizzazione delle condotte femminili. Della sessualità femminile. Li vestiva in un certo modo. Chi... Sì, esatto. Cioè, eh, la donna poteva essere donna solo se eh, seguiva eh, e si uniformava a determinati valori comunemente accettati dalla società. Le donne eh, eccessivamente libertine, eccessivamente esuberanti dal punto di vista sessuale, perché magari semplicemente eh, decidevano di fidanzarsi prima di prendere marito, e quindi insomma di ehm, non, non seguire. Seguivano uh, le vie ordinarie prescritte dalla famiglia, venivano tacciate di comportamenti libertini e quindi eh, diventavano... Bastava poco per sì. finire chiusi in manicomio. Sì. Quanto ha perso Teramo con la chiusura di questo manicomio? Io penso che Teramo abbia perso un pezzo della sua storia, ma soprattutto lo stia perdendo quotidianamente continuando a tenerlo così chiuso al centro della città. Io penso che bisognerebbe provare a ehm, restituire un frammento di questa storia, che non è soltanto una storia teramana, è una storia abruzzese, è una storia nazionale. Penso che bisognerebbe almeno provare a restituire questo pezzo di memoria. Al territorio, alla comunità e alla comunità degli studiosi. Chiudo da dove avevo iniziato. Con quella definizione la città dei matti, Teramo, è giusta o sbagliata, secondo te? Bah, se ci riferiamo al manicomio, eh, certo probabilmente riferita. sì, perché negli anni 40 era, erano ricoverati 1.400 pazienti e c'era una popolazione del centro storico, mi sembra, di 5.000 abitanti. Insomma. 1.400 sì. pazienti sì. negli anni 40, un'enormità. Sì. Sì. E c'era lo spazio per tutti? No. Perché poi furono aperti altri padiglioni. Furono aperti altri padiglioni, ma il manicomio di Teramo, come tanti altri manicomi italiani, dovette fin dall'inizio fare i conti con questi spazi ristrettissimi che costringevano i ricoverati a vivere quasi come bestie, accalcati in pochissimi metri quadri e insomma in cameroni realmente molto affollati. L'ultimissima è una leggenda metropolitana o risponde a verità che ci fosse una scritta, questi sono i pochi seppure i veri? È la verità. Eh, ci fu questa scritta fino agli anni 60, poi fu, fu fatta togliere perché insomma suonava come quasi irrispettosa nei confronti degli stessi ricoverati. però è vero, c'era questa scritta che campeggiava eh, sulla porta del manicomio. Questi sono i pochi, seppure i veri. Mi sembra una Se scritta molto saggia. <ride> sì. Grazie, Grazie Ad a voi. Anna Carla Valeriano, Grazie e complimenti voi. per eh, questo suo studio e questa sua ricerca. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte!